Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Aria Story. Più andiamo avanti col gioco, più mi sento British. La scorsa volta siamo sfuggiti dal pedoniglio che ci aveva inseguito nel piano di sopra e siamo arrivati nel terzo capitolo, che è il Romance. Siamo sempre bloccati con Lewin, che ci sta dietro. Cosa sto cliccando? E come ultima cosa abbiamo ottenuto una Rainbow Key, che di sicuro ci servirà ad aprire una porta che è chiusa, credo. E adesso non so neanche da che parte. Ok, avevamo mostrato il libro rosso al libro verde e appunto ci ha dato una chiave. Con questa chiave dove posso andare? La porta è chiusa. Rainbow Key. Non vorrei che fosse una porta. No, non è. No, pensavo che fosse tipo una chiave universale per qualcosa, ma ci sono dei letti a mo' di arcobaleno, quindi credo che siano semplicemente per quello. There is a message written on this box. A-R più I uguale X per A uguale. Trova la massa del sole. Vabbè, è sempre così la matematica. Vedo dei funghi allucinogeni per terra. Aria, stacci lontano. Lo so che li vorresti prendere, però siamo noi due. Oh, guarda che carini che siamo. Se non fosse che lui ci vuole accoltellare. C'è un orologio dietro che segna mezzogiorno. Mezzogiorno in punto? Sì. O mezzanotte. Mezzogiorno o mezzanotte. Sì, c'è un muro o qualcosa. Sembra che non funziona. Its hands are shiny. Shiny? È un Pokémon? Vuoi prendere le braccia del coso? Del clock? Ah, forse i braccia, cioè le lancette. Take them. Ok, abbiamo le lancette dell'orologio. Ma muoio. Cosa mi cade in testa? Un orologio? Un pendolo? Abbiamo semplicemente delle lancette dell'orologio. E non, cosa ce ne possiamo fare? Possiamo spostare l'ora, possiamo fare. Cioè, in teoria forse mettendo giorno si apre quella di giorno e mettendo notte si apre quella di notte. No, non lo so come funziona. Oh madonna santa. The boost has been broken. Si è suicidato, non è colpa mia, giuro. Si è lanciato per terra lui, è arbitro, è simulazione comunque. The door is locked. Bene, un'altra porta chiusa. Un orologio ma non ha le braccia. Cioè non ha le lancette. Perché c'ho le lancette che sono braccia? Non ha senso. Tieni signor orologio, prenda. È troppo alto, non riesco a raggiungerlo. Se solo fossi più alta. Facciamo del teamwork. No, usa una sedia. Ok. In che direzione vuoi mettere le lancette? Ma che cacchio ne so. Ma mettile dove ti pare? Devo scegliere forse un'ora precisa. Fai west. Non è successo niente. Quindi posso scegliere dove metterle. Nord. Ok, l'orologio funziona ancora. Ah, vedi le stelle attraverso la finestra. Quindi molto probabilmente è notte in questo momento. Oppure è giorno e tipo siamo in Norvegia, in quei paesi lassù. Però già il fatto che mi faccia salvare vuol dire che forse non muoio subito, vero? Duro. Forse duro un po' di più del previsto. Ah, è vero, sì, che c'era. Noi avevamo trovato sti libri di Cenerentola. E infatti qua dice quando l'orologio scocca le mezzanotte, la magia si rompe. Quindi appunto mettendole a nord, noi le abbiamo messe entrambe a nord. Nord, mezzanotte o mezzogiorno che sia. Quindi abbiamo rotto la magia. Che magia abbiamo rotto? Salve. Sono molto delighted to see entrambi qui. Cosa ne pensate di questa libreria? Don't you narrate what we are doing? Non narri quello che stiamo facendo? Non so se posso narrare le cose che accadono a Lewin. Quindi preferisco non farlo. Devo andare prima a parlare con lui prima di poterlo fare. Lui sta a essere misterioso, non si capisce chi è. Sfortunatamente mi sono dimenticata che io non posso leggere libri. Un vero shame. Ok, non puoi leggere libri, non ti preoccupare. Lewin e io ti insegneremo. Lewin e io ti insegneremo come leggere. Non abbiamo tempo per quello. Hai ragione. Ah, giusto. Ah, capisco. No, penso che sia una misunderstanding. Non avete bisogno di insegnarmi come leggere. Io lo so come fare. Ah, quindi non può leggere perché non può leggere proprio. È stato vietato. Perché non puoi farlo, non posso rispondere a questa domanda. Ok, sono solo una narratrice, bla bla bla. Quindi qualcuno, molto probabilmente him, cioè questo tizio misterioso, gli ha vietato di leggere i libri. Adesso possiamo entrare nel robo della luna. Ok, chiaro. Odette the White Swan. Odile the Black Swan. Io adesso non voglio dirti nulla, non voglio insultarti, però mi sa che sei daltonico. C'è un libro chiamato Secret Code. Fammi leggere questo libro Secret Code. Sì, sì, bla 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 bla. C'era un codice segreto per gli amanti, bla bla bla. Ma il più usato era rimpiazzare le lettere con dei simboli oppure dei numeri. Ok, l'alfabeto è al contrario. Quindi dalla Z si va fino al 25 che è la A.
Bene, questo ce ne ricorderemo. Ah, salve? Questo dress, questo vestito non era qui prima. No, l'hai visto anche te che volava via dall'altra parte. Cioè, io ho capito che i numeri venivano cambiati, ma... Cosa me ne frega? Cioè, perché c'è quel robo lì fermo? Ah, guarda che tra l'altro non posso più spostare le lancette. Cioè, una volta che le mettete lì, le mettete. Quindi a nord non posso più mettere, cioè, non posso più spostarle da nord. Quindi fatemi capire, noi abbiamo questo coso che è il codice, ok? Sappiamo come fare il codice, ma non sappiamo comunque, ci saranno delle lettere, che sono tre lettere, che poi diventano dei numeri. Ora, il problema è quali lettere sono... Quali sono queste tre lettere che ci servono? Ah, fermi! Ok, ho capito cos'è. Quindi A-R abbiamo... vabbè, io non mi ricordo più. A-R più iper A. Allora, teoricamente dovrebbe uscire 442, se i miei calcoli sono giusti. Yes! Che matematico, signori! Einstein, levati! Alexa, mi sai fare A-R più iper A? Ti sta bene. Ok, la mela mi serviva per la stanza d'arte, se non sbaglio. Che c'era nella stanza d'arte, tra l'altro è qua. C'erano i riquadri, i disegni della mela, però non c'era la mela. Quindi che cacchio stavano disegnando? Ti è, becca qua, sì, place. La mela precedente è scaduta e non ne trovavamo una nuova. Quindi dovevo cancellare la mia classe di pittura. Sei interessata? No. Ok, black paint. Black paint? Probabilmente colorare il... Non so se si può fare. Coloriamo il cigno. Signor WWF, stia calmo, no? È finto, ok? Quel cigno è impagliato e... Non c'è, non è vero. Non stiamo colorando dei veri cigni per venderli. No, no, assolutamente. Black paint, vai. C'era qualcosa di strano quando mi hanno detto... Questo cigno è nero. Quel quadro è sempre stato così. Pensavo che ci fosse una luna prima. Ah, è vero. Molto bene, quindi abbiamo una chiave. Lunar key. Tutto questo mi sta facendo molto strano, perché io ancora non sono morto. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Di solito tempo 5 minuti e schioppo. Non capisco cosa sta succedendo. Sta di fatto che abbiamo la chiave lunare e adesso possiamo entrare nel robo del sole. Ok, easy. Potresti dirmi qual è la statua più bella in questa stanza? Fai attenzione, despite their appearance, tutti quanti sono dei liars. E no, devo pensarci. Quindi mentono tutti. Quindi teoricamente anche te menti. Io sono la più bella. E te menti. La blu è la più bella. E te menti. L'arancione and the yellow statue dicono la verità. Ma te menti. Io sono la più bella. Trust me, but I'm not a liar, e te menti. La verde è la migliore, questa è la verità, e te menti. La più bella è la viola, ma menti. Questo è un cacchio di paradosso del mentitore, fammi scrivere due robe, aiuto. Seguendo sta logica, tutte dicono che ogni altra statua è bella, tranne la rossa che parla di se stessa. Cioè la rossa dice io sono la più bella, questa dice lei è la più bella, questa dice lei è la più bella, ma nessuno parla della statua gialla. E questo vuol dire che se non è interpellata molto probabilmente è lei. Ti prego dimmi che è la gialla. No, no, statua gialla. Ma ha vinto quindi, era giusto? La statua sta ridendo, ok, stanno ridendo. Cioè l'ha uccisa. Però avevo ragione almeno, sono contento. Ah, ecco, mi ero dimenticato la chiave. Non andavo avanti infatti. Ok, Solar Key. C'è qualcosa di shiny dentro il mio pocket. La chiave lunare e la chiave solare si sono fuse e abbiamo ottenuto la chiave Eclipse. Quindi per cui con quella possiamo aprire la porta qua senza che muoio. Vi prego, usa, sì? Tanto non credo che ci sia qualcos'altro da fare. Can I ask you something? Ah, ok, sto parlando con... Chi è che c'è? Mi ero scordato della sua presenza. Lo so che sei sempre attivo, che parli sempre. Infatti, stai un po' zitto, per favore, grazie. Cosa ti è successo alla mano? Perché è fasciata? Ti fa male? Ah, no, non è importante. Infatti, cosa è successo alla sua mano? C'è stato detto? No, anche se non è importante mi farebbe piacere saperlo. Ma ti fai i cacchi tuoi? Va bene, credo che romperei le balle fino a che non te lo dirò, ok, te lo dico. Infatti con sto genere di persone, guarda, è meglio parlarci subito. La schianti lì e basta. So che non lo sembro, ma in teoria io sarei uno scrittore. Ah, uno scrittore. Non eccitarti, non sono famoso. Non importa, ammiro qualsiasi scrittore, sono creatori dei libri che io amo tanto. Non avrei mai pensato di incontrarne uno. Ti ho detto di non eccitarti, non farne un gran problema. Mi sto dicendo, io I was writing a book, but I couldn't find
think of a good ending. Quindi stavo scrivendo un libro, ma non stavo pensando ad una buona fine. State a vedere che lui è il nostro scrittore. Lui è lo scrittore di questo libro. Ed è per questo che sta tentando di ucciderci. Perché vuole farlo finire bene. Non importa cosa scrivo, non è la fine che cerco. Sono così ossessionato da quei libri that I neglected my health. Che ho lasciato perdere la mia... la mia health. Sono forzato troppo e ora non posso più scrivere con questa. Ma se ti sei forzato troppo, lo sappiamo cosa fai. Forse potresti pensare a un buon finale mentre mentre recuperi. Ma spero you won't do the same thing when you recover. Perché quando ti riprenderai non farai la stessa cosa. Devi pensare alla tua cosa. Can you ask when, quando hai iniziato a scrivere? Molto giovane, ero un bambino, no, nessuno voleva leggere un libro scritto da qualche bambino. Io li leggo. Cosa hai detto? Io leggo i tuoi libri. Non lo sto dicendo per farti sentire meglio. Ah sì, lo so. Hai riso. Dai, andiamocene via. Abbiamo capito. Basta. Aspetta, non lasciarmi qui da sola. Ma andiamocene.